L'allenatore rivoluzionario. Così potrebbe essere definito e raccontato Arrigo Sacchi, che in occasione della rassegna Incontri Capitali di Pesaro 2024 è stato a Pesaro presso l'Alosfera per presentare il suo libro Il realista visionario, le mie regole per cambiare le regole. Un incontro che ha spaziato tra calcio, metafore e cultura, non soltanto calcistica. Il calcio c'è anche cultura, dipende se si fanno le cose al massimo delle capacità o se invece si cerca di prendere delle scorciatoie. Si può migliorare, ci vuole un po' di pazienza anche. E cercare di mettere al primo posto il merito. Vincere grazie al merito. Il calcio come la cinematografia, il gioco sarebbe quello che nella cinematografia è. Lei ha mai visto un film senza trama? No, gli americani hanno provato una volta, non si è capito nulla e hanno smesso. E il nostro calcio è stato un calcio sempre basato molto sull'errore dell'avversario e quindi purtroppo il calcio non è un fatto, il calcio è un riflesso di quello che è la storia di un paese e il nostro paese, devo dire, che purtroppo non ha una bella storia. Costacurta in una partita, dovevamo vedere una partita dell'Under 21 italiana contro la Danimarca, mi disse una cosa che è vera, ci hanno copiato in tutto il mondo eccetto che in Italia. Adesso no, si sta smuovendo, muovendo qualche cosa. Nella vita bisognerebbe essere realisti e anche visionari. Visionari è quello che cerca di fare una cosa non sapendo però se riuscirà a farla. Però per me una vittoria senza merito non era una vittoria. In un paese che per vincere erano disposti anche a rubare. Una parentesi poi è dovuta al suo libro, che racconta il Sacchi allenatore e il suo rapporto con calcio, calciatori e presidenti. Racconta quello che ho fatto e i meriti che ci sono stati dei presidenti, per esempio. Io ho avuto la fortuna di non essere mai stato esonerato nella mia carriera. Non è facile, ma il merito era dei presidenti che avevano pazienza e mi aiutavano. Per me il calcio non è un fatto solo calcistico. Il calcio è tutto, è la bellezza, emozioni, spettacolo, divertimento, innovazione. Tante altre cose. Una vittoria senza merito non era per me una vittoria e se non giocavamo bene era giusto che perdessimo. Però devo dire che sono stato aiutato molto dai presidenti e sono stato aiutato anche molto dal fatto che gli altri cercavano di non giocare in undici.